Ciao a tutti, altro video. Questa volta volevo farvi un video che non avevo mai fatto, e cioè il video dei prodotti no. E ne ho radunati un pochini, cioè un po', e alcuni magari ve li ho già accennati, altri invece no. Allora, ho tre prodotti di make up e quattro invece diciamo skin care. Allora, parto con il make up perché in genere ve ne parlo di meno, per cui. Allora, il primo prodotto no è questa Natural Mousse Make Up di Lavera. Lavera è una marca che mi piace tantissimo. Fino a questo momento non avevo mai trovato un prodotto di Lavera che non mi andasse bene. Quindi sono rimasta molto delusa, anche perché ne ho sentito parlare veramente molto bene da Paola del canale Non Più Solo Bio, che ora ha cambiato di nuovo, quindi boh, non ci si capisce più niente. Ne avevo sentito parlare bene anche da qualcun altro, forse le Chicche di Chicca, ora non mi vorrei sbagliare, comunque ne parlavano tutti bene. E il prodotto è questo qua. Allora, come colorazione va anche bene. Il problema è che è questa cremina, diciamo così, che quando si stende la sensazione è quella di stendere il borotalco, cioè non so come, ha quella sensazione setosa tra la pelle del viso e le mani quando la stendete, e questa cosa vi rimane nel viso per tutto il giorno. Potrebbe anche essere una buona cosa. Il problema è che fa anche questa polverina che ti rimane nel viso, quindi è brutto a vedersi, è brutto, e senza, poi tralasciando il fatto che non uniforma proprio minimamente niente, cioè metterla o non metterla non cambia assolutamente nulla. Appunto, l'unica cosa che cambia è che vi rimane questa cosa tipo polverina finissima sulla pelle, e dà un po' noia, anche perché a distanza di ore magari vi toccate la faccia e ve la ritrovate nelle mani, cioè vi va via dalla faccia e vi va nelle mani, per cui non mi piace. L'odore è veramente fantastico, ha un odore buonissimo che starei tutto il giorno ad annusarlo. Ha la confezione che è fantastica, però il prodotto a me non piace, quindi per me è bocciato. Un altro prodotto è questo qua, è la Cipria, il blush di Benecos. Allora, il colore è anche carino, poi come prodotto in sé va anche bene. Il problema è che per dare un minimo di colore, e mi vedete, cioè io sono bianchissima, in questo momento non ho niente e sono quasi del colore del muro, cioè un po' sì alla luce, un po' veramente io sono così bianca. Di solito quando faccio video c'è la luce gialla delle lampade, questa è la luce della finestra, e io sono di questo colore, cioè sono bianca, molto bianca, per cui si dovrebbe notare. In realtà, per dare un minimo di colore devo stare veramente tantissimo con il pennello. Fatto sta che io l'ho utilizzata due volte, e già il disegnino, questo qua che è nel mezzo, sta andando via da quanto ho dovuto sfregare, per cui è un no, perché comunque devo utilizzare tantissimo prodotto per avere un minimo di colore, quindi no. Un altro prodotto assolutamente no è questo rossetto di Alverde, Smoothing Lipstick. Questo è quello che comprai tramite la ragazza. Allora, lasciando perdere che si è smontato, cioè si è rotto, è fatto così, è di quelli che all'interno ha il burro cacao. Il problema è che non tinge assolutamente e rimane. Perché si è rotto? Perché non si stende, cioè è talmente duro, vedete, cioè si spezza e non colora, e vi rimane a pezzetti sulle labbra, e non colora assolutamente niente, quindi è veramente impossibile utilizzarlo. Infatti questo lo butterò tra i prodotti finiti per poi gettarlo via, perché
non lo posso, cioè non è utilizzabile. E poi comunque è di questo marrone cacca che veramente è una cosa obbrobriosa, per cui assolutamente no. Vi faccio rivedere qual è questo qua. Questo assolutamente non mi è piaciuto. Poi, terminati i prodotti di make up, allora il primo prodotto di cui voglio parlarvi, ma vi avevo già accennato qualcosa, è questo siero gel viso lenitivo della Delidea. Questo è Physalis e fiori di arancia. Allora, puzza di marcio, di qualcosa di marcio. Fortunatamente non sono l'unica a dirlo, l'ho sentito dire anche in qualche altro video, per cui meno male, perché io con gli odori a volte sento degli odori che sento solo io, per cui allora è questo siero, vi faccio vedere, eccolo qua. Ovviamente non fa scia bianca e niente, si assorbe anche abbastanza in fretta, tralasciando appunto l'odore, si assorbe in fretta. Il problema di questo coso è che, di questo siero, è che vi rimane la pelle del viso appiccicatissima, per cui per forza di cose sopra bisogna applicare una crema, perché altrimenti è impossibile, cioè proprio rimanete appiccicati ma tantissimo. E inoltre questo dovrebbe essere appunto disarrossante, c'è scritto idratante e disarrossante, non idrata un bel niente e non è per nulla disarrossante. Sarà che io ho il viso abbastanza problematico, perché cioè se vedete questa cosa qua sono tutte capillari qua. Io sono piena di questi capillari e soprattutto con il freddo, e è così anche mia madre, soprattutto anche con il freddo mi si arrossa ancora di più la pelle, però questo assolutamente non fa nulla, quindi non lo so. Se voi avete dei prodotti da consigliare per questo problema qua che ho io, ditemelo, perché ne ho veramente tanto bisogno, soprattutto per cuperoso, questo genere di problema, perché non so veramente come fare. Un po' la crema al mirtillo della Fitocose che sto utilizzando mi aiuta, ma non è abbastanza, per cui comunque questo siero gel viso è pessimo, perché appiccica e ha un odore che non è buono secondo me. Poi un altro prodotto no è il balsamo labbra della Yes to Carrots. Allora, questo sto cercando di utilizzarlo lo stesso, l'ho un pochinino messo da parte perché ho aperto quell'altro, però sto cercando comunque, vedete un pochino l'ho utilizzato, sto cercando comunque di utilizzarlo, ma faccio fatica perché non mi idrata le labbra, infatti mi si erano iniziate a screpolare, ora speriamo un attimino di riprendere in mano la situazione, e non idrata e lascia una patina molto unta sopra le labbra, però questa patina non è che poi questa pellicola lucida di unto non è che poi viene assorbita dalla pelle, rimane lì fino a quando poi non mangiate o magari vi toccate un attimo e se ne va così, cioè non idrata, non è per niente idratante. Questo qua l'ho preso sul sito di Eccoverde, mi sembra costa su 4 euro e qualcosa, comunque non prenderò mai più un burro cacao del genere. Tra l'altro io l'avevo preso perché c'era scritto appunto alla carota e pensavo che sapesse di carota, sbagliatissimo, non è vero, quindi no. Poi un altro prodotto no è il lipogel di Saponi e Saponi, perché non mi piace, perché per le labbra, cioè lipo dovrebbe essere labbra, poi se sbaglio ditemelo, perché ci può stare che sbaglio, però per le labbra, cioè, non è assolutamente un buon prodotto, già ve lo dissi, perché è come se fosse olio, cioè è untissimo, è vero che è molto idratante, ma è molto unto,
dà noia anche metterselo per la notte. Questo qua io lo utilizzo quando ho le screpolature intorno al naso per via del raffreddore o insomma è successo qualcosa per cui ho bisogno di molta idratazione, allora questo sì è buono, ma lo boccio come burro per le labbra. Come burro per le labbra secondo me è bocciatissimo, quindi. Poi, idrolato di camomilla della Saponaria. Io sento parlare benissimo di questi idrolati. Allora, io non so se si vede contro luce, comunque l'ho quasi finito. Sono qua. L'ho quasi finito. All'inizio cercavo di spruzzarlo sul viso. Allora, a parte che un po' appiccica, secondo me. Però, levato questa cosa, che appunto potevo continuare a utilizzarlo anche come fa questo, però ho smesso di utilizzarlo così come, diciamo, tonico, perché, e questa cosa non l'ho sentita dire sul web, anzi, mi hanno, non presa in giro, però insomma, mi hanno detto che a loro questa cosa non la sentono, perché io ci sento tantissimo l'ammoniaca. Cioè sì, i prodotti quelli per schiarire i peli, quindi ammoniaca, schiarire peli, capelli, ammoniaca. Siccome ne stavo appunto parlando con una ragazza che aveva fatto il video su questo, che è BioWorld Review, che saluto e sono contentissima che ha iniziato a fare video, appunto a lei le piaceva un sacco. A me no, per questo fatto qua dell'odore. E quindi sono andata a chiedere a tutti i miei familiari di dirmi cosa ci sentono. È venuto fuori che io, tutti e due i miei nonni e una mia amica ci sentiamo l'ammoniaca. La mia mamma ci sente il miele, che non ci combina niente. La mia sorella ha detto camomilla, per cui vince l'ammoniaca. No, è veramente un odore pessimo, poi appunto appiccica e io per smaltirla e continuare a utilizzarla la sto utilizzando nelle maschere per il viso, mescolata all'argilla, mescolata a qualche olio essenziale, così questo odore non si sente. Ci tengo a precisare comunque che questo odore non è venuto fuori con il tempo perché il prodotto è andato a male, è sempre stato così questo odore, per cui non è il prodotto che è andato a male, ma è proprio così. Inoltre ho visto che c'è scritto di evitare il contatto con gli occhi, quindi a volte mi era venuta l'idea di immergere batuffolini di cotone per lenire un attimo gli occhi gonfi, però mi sono un attimino trattenuta leggendo appunto questa cosa qua che c'è qua. Comunque no, non mi è assolutamente piaciuto, non comprerò mai più un idrolato della Saponaria, anche se sono molto economici, però no. Poi, ultimo prodotto è questo qua, che è un altro idrolato a frangipane della Biopark Cosmetics. Questo qua l'ho preso sul sito di Ecoverde, intorno a 5 euro mi sembra, e la grandezza è più o meno uguale a quello della Saponaria. Perché lo boccio? Lo boccio perché secondo me non sa di frangipane. Io l'avevo preso per l'odore e ha un odore... schifoso, quando l'hanno uso mi fa sbavare, cioè, per cui no, non mi piace per l'odore, quindi anche questo io ormai l'avevo aperto pensando di utilizzare questo come tonico, in realtà no, per cui mi sono ritrovata con due idrolati aperti, questo però aspetterà un pochino, per ora cerco di finire questo qua. No, non mi piace assolutamente, non mi piace, quindi no. Se non lo so, io c'ho ancora la boccetta che è praticamente piena, se qualcuno ne vuole un pochino per provarlo, io vi do dei campioncini, insomma, perché faccio veramente fatica a finirlo, no. Anche l'idrolato di camomilla ce n'è un pochino, se volete un campioncino e volete un po' di prodotto chiedetemelo che ve lo mando, perché se no non riesco veramente a finirli. Quindi questi erano i miei prodotti no, e speriamo di non trovarne più perché sono veramente un po'. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!